che è quello che utilizziamo per costruirci un'identità, no? Su cosa te la costruisci? Io sono quello I che miei ti ricordi. ricordi, Sì, un sacco di cose che non ci ricordiamo. chiaro. E poi i Questo è un ricordi po' la. sono comunque confusi, non sono nitidi come, sì, Come si mutevoli. vede in Certo, come si questo. vede nel vetro, esatto. E questo è tutto materiale che tu hai raccolto, diciamo, della tua vita, diciamo. Sì, tengo Tieni magliette, sempre cose che tutto, voglio chiaro, fare, ovvio. poi cose Questo che trovo lì. è. Le uso, Certo. le metto in base ai colori, ovviamente. Chiaro, che comunque Perché il poi colore vengono ti. specie di paesaggio io, però. Certo. C'è il mio punto di vista, quello puoi vedere anche vicinissimo, Sì, c'è infatti, delle fasi già, psichedeliche. infatti, a me piace moltissimo questa cosa qui, così. Diciamo Questa. che io l'ho fatto girando attorno a quest'arco, portando Quindi già da questa distanza. In teoria deve Sì, guardarlo. ma ci dovrebbe più distanza, lo vedi nitido da qua. Ah, perché comunque è una lente, quindi C'è dell'acqua fa un una lente. po'. Esatto. Aspetta che vi faccio girare Eccolo un po' qua. questa, mettiti qua. Sì. Fantastico. Salve. Guarda qui si vede. Sì, esatto, sì, bellissimo. L'idea di unire un po' tutto, pittura, installazione, scultura, Certo. però il fine è un'immagine Chiaro. pittorica. Io uso le cose come colori, come dipingessi su. Chiaro. Quello per esempio è un mio disegno, faccio dei bozzetti così per buttare giù delle idee. Certo, e poi dopo, e poi in realtà il tuo lavoro è Però un questo. immaginario, cioè comunque Certo. che segue certe E regole. queste immagini non le fotografi, poi non usi. Sì, assolutamente sì. Perché poi alla fine è la fotografia, Perché la forse. fotografia ti ferma un attimo, è molto difficile fermare, avere un'immagine Fai solo definita. foto o anche video? Fai anche video? Si potrebbe fare tutto. Diciamo che come documentazione dovrebbe essere la foto del video. Sì, però. La foto, diciamo, ti quadra Cosa? come Lo fa un istante. appunto la fotografia. Sì, adesso dentro. Vedi anche dentro le specchiate le persone stesse. Poi però smonti tutto e un'altra volta se lo Sarà un po' rifai diversa, poi pare diverso. dipende se. Questo qua per esempio il disegno l'avevo già fatto un anno e mezzo fa, l'avevo fatto in modo diverso. Adesso. Ho preso alcuni oggetti che ho usato anche lì, anche i gatti, però una damigiana più piccola, altri spazi. Diciamo che parto dall'ambiente circostante, da un punto dove mettere la bottiglia che non abbia troppo riflessi, e poi in base a quello che vedo dietro modifico. Se lì è troppo scuro vado a leggere dei chiari, e si apre Fantastica. paesaggio. Sì. E Grandi mondi. quindi poi alla Un po' un fine. crogiolo, alchemicamente un po' un crogiolo dove comunica tutta la genesi di questa un po' nuova identità. Sì. E alla fine hai creato un bel dipinto, se vogliamo. Sì. Certo. Allora, questo è Bella. Però le due ripetizioni sono sfasate l'una con l'altra, nel senso che c'è una zona molto sensibile da questa parte qua e c'è un'altra zona molto sensibile da questa parte qua. Queste due zone sensibili convogliano poi un apparecchio, due apparecchi, uno con un tempo di ripetizione e l'altro con un altro. Quindi questo fa sì che se io agisco nella parte centrale, lo sentono tutte e due e lo stesso suono viene poi ripetuto in maniera sfasata. Se invece io agisco più a sinistra, verrà ripetuto in un modo e più a destra in un altro. Tutta la struttura è sensibile ed è mobile ed è abbastanza elastica, abbastanza rigida per trasmettere la vibrazione. L'avete toccato. E una volta che l'avete toccato, lui il messaggio, l'incontro che lui ha avuto con te, quello che voi gli avete dato, te lo rigirerà, però ricomposto sempre in maniera diversa, per cui alla fine quello che gli hai detto tu, però in un altro modo. È come uno strumento musicale alla Non fine. può essere considerato uno strumento musicale, cioè puoi fare delle cose elettroniche, cose così, concettuali se vuoi, però lo strumento musicale ha senso perché è controllabile, il tempo, la nota, tutto il resto. Questo non è controllabile perché qui ci sono tre tipi di legni diversi, la lunghezza sono tutte diverse e anche loro non sono né incollati né abitati, sono stretti Pizzicati. soltanto dai dadi e anche la pressione cambia.
Poi tutta la vibrazione corre attraverso, qui ci sono 5 moduli, si può fare lungo quanto si vuole, certo. La giunzione non è né incollata né niente, semplicemente sì, pizzicata lì. Per cui farci musica la vedo dura, perché non è controllabile, la musica deve essere controllabile, sì. Il ritmo, il tempo. Sì. Però ci sono alcuni tipi di musica, vabbè, come ci sono magari delle persone che forse riuscirebbero magari anche a tirarci fuori qualcosa, anche perché le lunghezze diverse sicuramente ricordano magari delle note. No, puoi sentire una che dovrebbe essere molto acuta. Non è acuta. Questa invece qua oggi è più acuta. Sì, quindi è lavoro al contrario. Quindi. No, non è al contrario, perché poi ci sono. È proprio un rapporto fra il materiale. Il materiale e la struttura, sì. Tutto. Anche perché io ho colpito qua, ma non è detto che non abbia vibrato tantissimo questo. Cioè, l'altro, magari è proprio che ha dato la nota, non questo qua. E hai come hai tipo dei pick up per prendere. Sì, esatto. Tipo quelli usano per le chitarre, per intenderci. Sì, esatto. Fabbricato in un certo modo, sempre con un buon ragionamento di vibrazione, perché sopra e sotto c'è la giunzione. Al centro no, questo su tutti. E questo è importante perché il suono va a prendere due direzioni ogni volta e lui si va a incrociare di nuovo. Esatto. E se invece si fosse in tre cambia le cose, l'ho tolto e ho scoperto che funzionava meglio. Quindi, sì, poi sono questi lavori che ovviamente certo, di cui ci siamo la componente sperimentale che è fondamentale. Sì, sì, per riuscire a. E vibra tutto, nel senso che se io faccio così. Sì, anche. Lo sai? Sì, 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 sì. Sì. Questo quanto? Questo diceva era della sua. Ippolito, Anna Ippolito, che ok. È la co-proprietaria dello studio. Lei in questo filone qua, sia questo che quello, e anche quelli dietro, però sì. Parliamo di questi due. In questo filone qua ha parlato della pareidolia, che è quella parola per dire semplicemente l'effetto ottico psicologico di quando vedi le nuvole e ci riconosci delle cose. Certo. Ha fatto uno studio lunghissimo di diversi anni sulla cosa, con dei lavori molto concettuali, invece altri molto più dichiarati. Questo è dichiarato, nel senso macchie a caso, dove poi ha trovato dei volti sì, altro che. Ma li ha tirati e li ha tirati fuori, li ha tirati li fuori. Ha aiutati a venire fuori, sì. Certo, invece certo. Ci sono altri dove proprio è soltanto macchie, ha fatto decine e decine di macchie, poi ha scelto quelle due che è proprio era palese, che tutti avrebbero visto, e solo con piccoli interventi così. Cioè, quello là. Queste sono lastre di marmo. Lastre di marmo spaccate in due. Spaccate in due per così. C'è per cui rimane simmetrica. Uh-huh. Cioè rimangono simmetriche. Sì. Sì. Due volte. E questo è il colore originale del marmo. Non è questo, è questo qua. Sì. Uh-huh. E lei ha cominciato a vederci roba. Tipo, vabbè, qui sono palesi. Beh, questi due volti. Sì, ma poi c'è anche questo. Vedo benissimo questo qua. Sì, bocca aperta. Benazione. E qui c'è una testa di cervo, cioè almeno certo, sì, visto, orecchie e corna. Bravo. E poi è intervenuta con l'acido, nel senso che la parte chiara è stata mangiata dall'acido per tirar fuori queste cose qua. Già. E poi ci ha messo delle cose, sì, qua. Sì, degli inserti d'oro, quelli li ha messi lei, per aiutare, come se fosse un po' di segno. Sì. Che lavoro. Anche questo l'ho visto da lontano. Sì, sì, da lontano, ma anche da vicino l'ho visto benissimo. Il suo studio. Sempre su questo discorso. No, poi invece ho lavorato molto più semplicemente sulla simmetria e il corpo umano. Il corpo umano è un finto simmetrico, no? Certo. Sono tutte copie che sono più o meno simmetriche, nel senso che queste due ballerine, chiamiamole così, non hanno la stessa posizione, una avanti e l'altra retro, queste completamente no. Lei qui ha voluto lavorare, cioè proprio un gioco di stile, nel senso comunque chiaro. Sul tratto, sul disegno, sull'anatomia, le zone scure non hanno il segno, per cui ha tirato fuori i volumi con le linee bianche. Certo. Ah, ok, ha tirato fuori il volume con la linea bianca, certo, esatto. No, perché non c'è il disegno, sì. Con i muscoli, tutto questo. Chiaro. Bellissimo. Sono cartoncini, non so. Sì, no, basta, è in pasta di legno, però è quello che chiamiamo cartoncino. Sì. La tecnica utilizzata cos'è? La parte bianca è acrilico, poi matita. Questo è la di noce. Cos'è? Però la di noce. Sì, sì, rolla di noce, quella che sui mobili. La parte marrone è sempre rolla di noce. Sì, perché è molto liquida, è come se fosse acqua, giusto? Sì, puoi farla tu, soprattutto puoi fare, cioè comunque è quasi nera e sì. Poi è beige. Cioè, sì, dipende dalla gamma molto... Già, perché dipende da quanta acqua, da quanto diluisci forse. Da quanto diluisci lo spessore più sulla tela, più se aggiungi colle o altre molte. Lavorabile.
Questo qua invece è il nostro artista ospite straniero. Ah, quello che c'è anche fuori. Sì. Ah, ok. Straniero è quello dove viene? Bielorussia. Lui ha fatto dei finti fossili col cemento, però il cemento è deteriorabile, cioè certo, sì, va mantenuto in un certo, certo stato, certo. Per cui alla fine è un fossile che andrà... Per i nostri posteri. Non più di tanto, però comunque il cemento tanto. Si sgretola, si sgretola. Per cui è un po' per la natura, ma in realtà è sempre migliore. No, esatto.